Buonasera a tutti, bentrovati. Ciao carissimi amici, carissime amiche. Ciao a tutti e buona serata. Come va? Speriamo bene. Oggi è una giornata dove ha piovuto tutto il giorno ed è una cosa meravigliosa perché dobbiamo ringraziare veramente questo elemento che all'ultimo minuto, quando tutto era, dai, piuttosto nel perduto che così, no? Nella ripresa, ecco le gocce, ecco la pioggia, una cosa Finalmente, finalmente. meravigliosa. Quindi noi ci sentiamo di ringraziare questo elemento che ci ha dato e ci dà la possibilità di respirare anche l'aria pura, cioè l'aria lavata, no? Come quando noi mettiamo degli indumenti puliti, che bellezza. Soprattutto perché questo elemento in questo periodo, in questo tempo, farà venire fuori, farà sbocciare i colori della primavera. E Esatto. quindi a questo pensiero, a questo ringraziamento, ci agganciamo con l'ospite di questa sera, che è una carissima amica che già Vero. è stata ospite del Caffè della Fonte in passato, e la accogliamo nuovamente con un grande e caloroso abbraccio. Andiamo subito a presentare Silvia Busoli. Ciao Ciao Silvia, Silvia, bentrovata, bentornata. benvenuta e grazie Buonasera a di tutti, essere. è felice di essere di nuovo qui con voi, con i colori della primavera, appunto. Grazie, grazie infinite. Infatti questa sera l'argomento che abbiamo deciso di affrontare insieme a Silvia appunto sono i colori, e lo faremo attraverso una premessa. Questa quella di questa sera è una premessa a un grande evento che abbiamo organizzato insieme, in coordinata con Silvia, proprio qui nella sede associativa di Pagine Cadute per il giorno 10 aprile. Quindi tra non molto, tra una decina di giorni, a partire da oggi, ci troveremo in presenza e attraverso Silvia, attraverso la sua conoscenza dei colori e il loro collegamento con la nostra anima, riscopriremo qual è, no Silvia, il colore collegato alla nostra anima. Nostra anima, perché la nostra anima sappiamo che contiene tanti segreti colorati e non ci hanno insegnato a conoscerle, ma possiamo utilizzare i colori, per cui attraverso i colori, in base a come ci vestiamo, in base a quali sono i colori che ci piacciono di più, ma anche guardando semplicemente come abbiamo arredato la nostra casa. Abbiamo tante informazioni perché è uno specchio, tutto ciò che ci circonda, quindi che siano i vestiti, che siano la scelta dei colori più abituali, ci rappresenta chiaramente quello che è la nostra anima, è un linguaggio dell'anima, per cui è molto molto interessante imparare a conoscere questo linguaggio. Per cui spero che stasera possiamo condurvi a conoscere questo linguaggio che ci porterà sicuramente un beneficio per aiutarci a conoscerci sempre meglio e comunicare con la nostra anima. Comunque, lavorare con i colori è una cosa bellissima e rende anche il cuore leggero, il pensiero più propenso, più amorevole. Infatti noi siamo un arcobaleno di luce, di energia, per cui quando scegliamo dei colori entriamo in risonanza e rappresentano più che mai quello che noi siamo dentro, all'interno. E poi possiamo decifrare, definire tanti aspetti, tanti particolari, capire meglio noi stessi, quello che è lo scopo della nostra vita. E comprendere questo linguaggio ci apre proprio a un regno di possibilità per poter raggiungere la nostra realizzazione più completa, quella che ci serve in questo momento della vita. Quindi possiamo leggere attraverso i colori che ci piacciono di più oggi, possiamo leggere quello che ci serve oggi. Quindi la conoscenza di noi stessi ci aiuta proprio a connetterci velocemente con la nostra anima. E ci rafforza con i nostri punti più deboli, perché se ci conosciamo siamo in grado
anche di affrontare meglio le interferenze della vita e possiamo evitarle, eccetera. Quindi è meglio che conosciamo i colori della nostra anima, più che mai in questo momento particolare in cui magari siamo un po' più deboli. E quindi possiamo anche evitare di perdere delle opportunità, delle occasioni e vivere meglio in equilibrio, essere più propositivi, più armonici e vivere la nostra parte dell'anima colorata, che è meravigliosa. Sicuramente Silvia, i nostri amici e le nostre amiche da casa vorrebbero sapere da dove è iniziato questo tuo viaggio nel mondo dei colori, l'interpretazione delle loro sfumature nell'ambito della spiritualità, quindi del contatto con l'anima. Hai fatto dei percorsi giustamente che sono partiti anche da Laura Soma, no? Quindi dalla conoscenza del campo aurico, dalla conoscenza dei colori all'interno dello spettro umano. Sì, io ho aperto un'attività tanti anni fa che mi ha permesso negli anni di percorrere un percorso di crescita personale tramite la mia erboristeria che aprì nel 95. Ho studiato diverse discipline, tra cui appunto la fitoterapia, la floriterapia e i colori di Aura Soma, i colori dei cristalli. Da allora io ho continuato nella mia ricerca della medicina energetica, per cui ho poi chiuso la mia attività di erboristeria e trasmutata in un centro olistico, quindi oggi da 6 anni. Mi sono dedicata totalmente al centro olistico, dove pratichiamo le varie discipline, dove ospitiamo operatori del settore olistico, e ultimamente abbiamo anche attivato negli ultimi mesi, da settembre in pratica, l'anno accademico, una nuova accademia, si chiama Accademia della Nuova Visione, per cui abbiamo veramente un'esperienza abbastanza vasta nell'ambito olistico e ci dedichiamo quotidianamente alla nostra ricerca interiore, perché quando sappiamo chi siamo, dove dobbiamo andare e come possiamo andare al meglio senza soffrire, è chiaramente un grande vantaggio. Perfetto, quindi adesso andiamo questa sera ad affrontare questo argomento attraverso quello che è il colore dell'anima, dal calcolo che tu estrapolerai, no? Dalle date che sono state date dalle persone entro mercoledì, giustamente. Sì. Ho scelto di fare alcuni calcoli, mi sono immedesimata nelle persone. Alcune non le conosco, alcune le conosco, quindi in base anche al mio sentire del momento, in base a chi è anche presente, perché chiaramente tutto è coinvolgente in questo istante, per cui darò il meglio di quanto possono esprimere i colori. In base a chi è presente, magari non so se tu puoi leggere chi è presente, io posso iniziare a raccontare i colori. Allora, guarda. E giochiamo con i colori, anche perché è un momento in cui dobbiamo essere molto più leggeri rispetto agli ultimi tempi. Assolutamente. Vero. Assolutamente, assolutamente. Comunque, le persone che avevano dato le date sul nostro post sono tutte presenti e online. Ok, quindi c'è Leonora, Loredana, Rita, Elde. Esatto, Patrizia. Adesso magari io ne raggruppo 2 o 3 perché ci sono alcuni colori in comune, quindi sì. Mi piace l'idea anche di unire queste frequenze, queste persone che non a caso si trovano qua, ci troviamo qui insieme perché abbiamo una risonanza, noi siamo energia, quindi se ci troviamo qua un motivo c'è un messaggio, c'è
c'è un suggerimento. Quindi magari iniziamo da queste ultime che mi dici che sono presente, quindi Patrizia, Leonora, Loredana, Rita e Ilde. Considerando, ecco, mi rivolgo in modo particolare a Loredana ed Ilde, ma anche Daniela Cassone, che dovrebbe essere in linea anche lei, perché queste tre anime hanno dei colori che sprizzano come una fontana, hanno veramente una grande saggezza e tanto da esprimere alle persone che le circondano, anche perché poi loro imparano attraverso le relazioni delle persone. Sono due colori, in modo particolare sono il verde e l'oro, quindi l'oro è il massimo dei colori, l'oro a cui noi aspiriamo anche nella nostra dimensione, quando ci regalano l'oro, è gradevole, no? Come frequenza, come messaggio che abbiamo dato a questo colore. Quindi, se come scopo nella vita, anzi, il consiglio anche di acquisire dell'oro, di portarlo, di indossarlo e relazionarsi, perché loro hanno veramente tanta saggezza, quindi tanto oro da dare alle persone che le circondano, ma non solo, loro attraverso, a loro volta, attraverso la conoscenza, le relazioni, loro trovano il proprio spazio, i propri tempi, perché hanno bisogno di apprendere anche dagli altri e soprattutto per quanto le riguarda, loro hanno bisogno proprio di dedicarsi agli altri con la verità, col cuore. In modo particolare il verde rappresenta appunto lo spazio, il tempo, il cuore, l'equilibrio, il quarto chakra. Poi abbiamo magari in linea, dunque, no, continuiamo con questo vale quindi, che ho appena detto, per Elde, Loredana e Daniela. Poi invece abbiamo due persone che possiamo unire, una è Camilla e l'altra è Rita, che hanno due colori. Ecco, uno è rosso e uno è il blu. Sono due colori, tra l'altro il rosso è un colore forte che emana energia, hanno bisogno di ricercare energia, forza, coraggio e darsi una mossa, proprio nel vero senso della parola. Hanno bisogno di ricevere una spinta, magari la primavera le aiuta sicuramente. Se riescono a prendere l'onda della primavera, per loro è molto, molto importante sintonizzarsi con questa energia della primavera, che se noi pensiamo quanto è forte, quanto è anche concorde per quanto riguarda le gemme, loro si mettono d'accordo e sbocciano tutti nello stesso giorno, nello stesso momento. Per cui immaginiamo quanto è forte questa energia quando stiamo vicino alle piante, ai fiori, eccetera. Ecco, loro hanno bisogno di questa energia, in modo particolare Camilla e dicevo appunto Rita, che raccolga, le auguro proprio di raccogliere questo rosso e il blu per comunicarlo anche attraverso la voce, attraverso la comunicazione. Hanno bisogno magari di vestirsi con un foulard blu nella gola e indossare del rosso, proprio per poter poi trovare l'equilibrio, perché rosso e blu alla fine è una rappresentazione del maschile e del femminile, per cui unire le due forze del maschile e del femminile e ascendere nel viola, perché rosso e blu otteniamo il viola, ascendere in una parte loro più spirituale, più eterica, per cui li aiuterà ad alzarsi, ad elevarsi spiritualmente. Quindi le auguro di utilizzare questa energia primaverile proprio per fare questo passaggio, questo salto quantico. Quindi si può dire, Silvia, che in questo momento in cui la primavera ha iniziato la sua esplosione di creazione, no? L'apertura delle gemme, l'apertura dei fiori, è
è il momento migliore in cui le vibrazioni dei colori in relazione all'anima hanno il punto massimo di concentrazione, no? Sì, assolutamente sì. La forza della primavera, lo sappiamo, se l'inverno è un po' più introspettivo, l'energia della primavera, a maggior ragione, è anche più facile per noi. Se poi lo abbiniamo alle influenze della luna, quando abbiamo la luna piena, abbiamo il massimo dell'espansione, sia 2 giorni prima che 2 giorni dopo. E dobbiamo esserne consapevoli, essere a conoscenza per sfruttare questa energia che è fortissima. Molte volte ci alziamo la mattina, non sappiamo neanche come mai, cosa è successo, dove siamo andati di notte, perché ci cambia totalmente l'umore. Per cui, a maggior ragione, a livello un po' più ampio, utilizziamo questa energia soprattutto per Camilla e per Rita, ma c'è anche, dunque, avevo visto anche Patrizia, che anche lei ha questi due colori, però con una sfumatura un po' delicatamente diversa, nel senso che lei è già più rivolta a un aspetto spirituale, quindi di portare il cielo sulla terra nel momento in cui lei è ben già radicata, ha già la consapevolezza di poter utilizzare questa energia di forza, di coraggio, un'energia proprio materiale, che è poi quella della primavera che si sente, è in grado di portare il cielo sulla terra, quindi di trasmutare, portare messaggi più divini, più spirituali. Questo messaggio per Patrizia, che è in grado di connettersi con un mondo più spirituale, ecco. Poi abbiamo, non so chi abbiamo in linea, perché io ho un elenco qui che vorrei privilegiare Allora, le persone che sono in linea. in linea sono parecchi, Silvia, cioè, però tutti non li vediamo, quindi non sappiamo se qualcuno. Magari se fai, se Adesso. chiedi che si evidenzino. Allora, puoi dire alcuni nomi di quelli che avevano Io, contattato me? Matteo, Leni, Laura, Luisa, Isabella, Anna, Renata, Alma, allora parliamo dell'Alma, che lei credo sia in linea. Alma parla chiaro, in spagnola significa anima. Per cui dedichiamo a questa signora i colori blu e rosa, quindi sempre un'unione di maschile e di un femminile, ma in modo molto più delicato. Quindi le consigliamo proprio di accettare di vibrare con la pace di questa primavera, con questa energia primaverile, in modo un po' più delicato e dedicarsi in modo particolare se stessa. L'anima di Alma sicuramente è un'anima gentile, un'anima da bimba, è una bimba che gioca, anche se adulta, con i colori, sicuramente con le parti più sottili dell'anima, le parti più delicate, perché abbiamo un rosa, quindi l'amore per se stessi, l'amore incondizionato, quello è quello che deve imparare. Ma sappiamo anche che nel rosa c'è il rosso, quindi il rosso con luce, e va illuminato. Lei parte già da un'energia forte, da un'energia rossa rispetto alle persone precedenti, e quindi illumina questo rosso con la luce, pertanto otteniamo il rosa, questa parte più compassionevole, più amorevole, più delicata, no? Il rosa rispetto al rosso. Oltretutto, anche la primavera ci dà in ogni caso questa sensibilità della delicatezza, quando pensiamo e guardiamo i fiori o se percepiamo il profumo delle gemme, direi che è una delicatezza, una bellezza unica della natura. Ecco Silvia, lei. ti confermo che Alma è entrata in diretta ora, ti saluta e ci saluta. Anche
Presenti, mi hanno confermato Luisa e Laura. Bene, allora proseguiamo con Laura, perché Laura e Luisa, tra l'altro, guarda, le possiamo unire insieme perché hanno entrambi il rosa e il viola, però insieme, rispetto a Alma che è il rosa e il blu, loro hanno il rosa e il viola, quindi stiamo fluendo proprio nell'onda dei colori, come se creassimo una continuazione di onda di luce. Mi piace questo intervento, questo proseguire. Laura e Luisa, tra l'altro due L iniziano, tra l'altro si possono trovare tanti aspetti anche attraverso il calcolo dei nomi, perché noi sappiamo che il nostro nome è una frequenza, quindi si può trasmutare in numeri, in colori, in qualità, in talenti, è veramente un mondo, il mondo dei colori. Chi mi conosce, tra l'altro Laura, anche Luisa, credo che mi conosce, non però solo per messaggio. Ecco, loro hanno questi due colori, rosa, quindi l'amore incondizionato, l'amore più delicato anche loro, con il viola, che è un aspetto spirituale più delicato, meno forte, e più già che entra nel dettaglio, nell'impegnarsi in una fiducia nei propri confronti. Quindi consiglio a loro di coltivare la fiducia nell'ambito di questi prossimi mesi, di quest'anno, con gentilezza, con la loro delicatezza del rosa e del lilla, che non è neanche un viola, è un lilla, quindi due bei colori primaverili anche loro. Mi sembra che siano sbocciati nel continuo di quest'onda di dediche, di inconsci che stanno emergendo. Voi li abbiamo? Approfitterei, Silvia, per risottolineare per chi si è collegato adesso che praticamente questa sera affrontiamo in pillole giustamente quello che sarà il tema dell'evento del 10 aprile in presenza. Quindi chiediamo a tutti, ovviamente, che sarebbe bellissimo parteciparvi qui proprio nella nostra sede, da Lidia e da me, insieme a Silvia, per affrontare i colori dell'anima attraverso la conoscenza di Silvia, attraverso lo spirito di co-creazione del femminino sacro e di quello che quest'anno, anno del 22 del femminile per eccellenza, porterà ad aumentare, a espandere l'energia dei colori, a espandere l'energia della potenza femminile sia in noi maschietti che nelle femmine. Quindi non è solo un invito aperto alle femmine, ma a tutti, perché tutti abbiamo la nostra parte legata al femminile, al contatto con questa vibrazione sottile, molto forte, molto carica, che ci permette anche di decodificare, correggimi Silvia se mi sbaglio, le vibrazioni dei colori, perché è un sentore, una sensazione legata più alla parte femminile di ognuno di noi che decodifica questa vibrazione, no? Racchiusa all'interno del colore stesso. Infatti il 10 di aprile giocheremo con i colori e ci conosceremo attraverso i colori, in base a come siamo vestiti, in base a come vibrano i numeri, i colori della nostra anima. Quindi giocheremo nella leggerezza della primavera il 10 aprile dalle 10 alle 15, quindi pranzeremo anche insieme, perché giocheremo insieme anche durante il pranzo. E magari potremmo anche preparare, mi viene in questo momento, un pranzo colorato. Non l'avevamo pensata questa. Non l'avevamo pensata. In questo momento. Quindi, visto che potremmo condividere il pranzo, potremmo studiare anche un pranzo colorato. Bellissimo. Comunque, giocheremo anche materialmente, perché ci dobbiamo conoscere noi comunque. Siamo qui in questa realtà materica, per cui giocheremo, prepareremo dei materiali, dei piccoli scampoli, dei nastri, dei pizzi, lana,
mostrini, accessori, anelli, quello che adesso io e Lidia ci inventeremo, perché dobbiamo sapere che Lidia ha dei talenti, infatti la vediamo sempre vestita e accessoriata in modo meraviglioso proprio, che io ammiro, infatti è nato poi anche in questo contesto questa collaborazione, condivisione, ma giocare è fondamentale, perché abbiamo veramente bisogno di leggerezza più che mai. Per cui giocheremo insieme il 10 di aprile con Lidia, perché lei, io non la conosco bene, però sono stata un giorno nel loro centro a un ferno di Gemmangia, tra l'altro parliamo di gemme, ed è un luogo magico, colorato, e quindi ho potuto veramente vedere con i miei occhi la bellezza di questo luogo, che è sopra Ariccione, a 25 chilometri, no, da Ariccione, quindi dalle colline si vede il mare, ed è uno spettacolo. Per cui giocheremo anche con dei materiali, quindi vi invitiamo sicuramente in tale occasione. Grazie. È lo spirito di stare insieme, no? Come c'è nel titolo anche dell'evento, co-creatori, vuol dire che insieme creiamo, insieme possiamo fare veramente la nostra parte in questo scambio di doni. Certo. Sì, sarà un laboratorio di colori, richiameremo i colori dell'anima, giocheremo con leggerezza e gioia, con le forme, con quello che è il nostro inconscio in quel momento ci comunicherà. Quindi io non conoscerò forse tutte le persone, ma attraverso a come saranno vestite quel giorno, perché mi sono specializzata chiaramente negli anni nel vedere dietro o all'interno dell'anima quello che l'anima rispecchia attraverso la scelta dei colori. Quindi giocheremo, e non sempre siamo in grado di definire la parte che stiamo vivendo al momento, per cui ci faremo aiutare e giocheremo. Sarà un'esperienza bellissima, un'emozione straordinaria. Sì, perché? Anche perché stasera, se dovessi guardarvi, voi sembrate, avete due colori, vi siete messi d'accordo? Avete questo beige, questo color terra, perché per essere in contatto con la parte più spirituale bisogna anche essere molto radicati, quindi vi state collegando alla terra, chiaramente anche l'energia della primavera, per poter ascendere e comunicarci i vostri messaggi divini. Quindi sicuramente avete bisogno di, per come vedo che siete il vostro beige, appunto rappresenta la terra, niente di difficile, e nello stesso tempo c'è anche una sorta di protezione, perché guardandovi avete, cioè io mi confondo, no? Hermes ha questo maglione a scacchi, mentre Lidia ha questi tondi che vanno a riempire, ecco un po', vi state sicuramente equilibrando, ma nello stesso tempo sto un attimo, sono in connessione con quello che mi arriva, quindi nello stesso tempo siete connessi ma anche in protezione, perché anche il tempo che stiamo vivendo non è chiaramente proprio molto semplice, per cui abbiamo bisogno di proteggerci, non ci siamo ancora totalmente decongestionati, nonostante sia piovuto, siamo ancora in protezione, siamo ancora un po' congestionati, manca, spero che piova tanto ancora per qualche settimana, una settimana almeno, perché la terra ha bisogno di decongestionare, anche noi abbiamo bisogno di decongestionare le nostre emozioni. Non so se questo lo percepite anche voi. Mi associo assolutamente. Abbiamo bisogno. Sì, siamo ancora un po' nella protezione, abbiamo bisogno di essere radicati e protetti, perché siamo un po' esposti. Per cui, per come vi vedo voi, ma ecco, non so, poi potrete confermare o meno questo mio sentire.
No, ma è vero, è una cosa un po' in generale che le energie che ci circondano, è vero, richiedono tanto. Sì, e quindi abbiamo Direi che bisogno proprio di stabilire un sì. contatto con la Forte, terra. Eh sì, forte, molto forte, assolutamente. in modo che abbiano questi, che non abbiano questo impatto dove una persona non si accorge del contatto, cioè dovremmo essere più presenti nel gestire le energie per prevenire questi contatti, questi assalimenti che. È vero, sono d'accordo. E speriamo che questa pioggia faccia Sì. Sì, questo radicamento. Speriamo. anche perché per piantare semi, io ho provato, ieri mi hanno regalato anzi due alberi, un alloro, e non riuscivo mica a piantarli, la terra era secchissima, quindi meno male che è arrivata, e quindi un po' si è ammorbidita, ma non era ancora molto malleabile la terra oggi, quindi serve ancora qualche giorno. Quindi... Auguriamoci. Comunque, da Sì. quello che poi parlavamo anche con te, Silvia, nei giorni scorsi, quando ci siamo sentiti, che comunque si portano avanti, portiamo avanti insieme, anche ognuno nei propri luoghi dove affrontiamo e viviamo queste condivisioni, cerchiamo di portare avanti lo spirito dell'uscire, del metterci fuori, del, come dici te, del giocare. Anche con la vita, ritornare a riprendere in mano la vita con gioia e spensieratezza, perché la cappa che si è creata in questo periodo ha È veramente forte. steso un telo sopra di noi e ha offuscato questi bellissimi colori che Ma il tunnel, la luce del tunnel la vediamo, eh? la Io vediamo, la certo. percepisco. Siamo ancora all'inizio della primavera, però la luce c'è, eh? Quindi dobbiamo guardare Incamminarci solo verso. quella, non guardiamo altro, nel Brava. senso che questa volta, o comunque è anche un consiglio di vita, guardiamo avanti, non voltiamoci, non guardiamo né a destra né a sinistra perché non è neanche il momento, dobbiamo solo guardare al nostro obiettivo e vedere oltre, perché altrimenti siamo perduti e se cominciamo a guardarci troppo attorno, dobbiamo assolutamente andare oltre. È Alma E che ti fa poi una domanda, Silvia. rallentiamo Scusami. troppo il passo. Sì. C'è Alma, Silvia, che ti fa una domanda. Ti chiede, Sì. scusa, hai detto che ho il rosa e il blu? Sì. Ripeto velocemente perché magari non ha sentito, comunque c'è anche la registrazione, vero? Sì. Comunque rimane sulla nostra pagina ed è Sì, visibile Alma a livello sempre. sottile cerca di cogliere tutti i colori della primavera in modo delicato, perché tu sei un'anima bambina che hai bisogno di trovare questa tua pace interiore e soprattutto rivolgere l'attenzione verso di te, per mantenere gli equilibri sottili. Sono riassunto un po', dopo magari ti vai a vedere per andare anche lasciare spazio alle altre persone. E comunque sapete che mi potete interpellare anche online su WhatsApp, intanto hai lasciato magari telefono, no? Quindi magari Sì, se sì, sì. qualcuno vorrà qualche chiarimento, giusto per lasciare spazio anche agli altri, Alma, mi puoi sicuramente contattare o venire a trovare anche. Perché ci dobbiamo ricontattare proprio a livello fisico, toccarci. Ritrovare. Sì, ti aspetto, Alma. Poi abbiamo un'altra signora, Erika, che ha dell'oro, Erika dell'82. Dell'oro del blu notte sono due colori che io adoro perché rappresentano anche i miei, quindi anche Erika, come le persone che avevano all'inizio l'oro e il verde, l'oro è uno dei massimi colori, per cui Erika
Erika ha bisogno di approfondire con tutta la sua saggezza i suoi talenti, le sue capacità, perché ha veramente degli aspetti importanti da conoscere, ma anche da riportare, far conoscere alle persone che le circondano. Quindi con anche la visione, il vedere oltre, con il blu notte, che è questo blu scuro, per cui magari vestiti di blu, usa il terzo occhio che è qui fra le ciglia, per attivare la visione e trovare le soluzioni con tutta la tua saggezza, Erika. Mentre tra l'altro vi faccio vedere i colori, perché forse tra una chiacchiera e l'altra qui ho scelto, se li potete vedere, ecco, sono i colori di Aura Soma, del sistema di Aura Soma che questa serata ho riportato, e che leggeremo attraverso come saremo vestiti il 18 di aprile, quindi in base a come ci vestiremo. Adesso non voglio svelare troppo, perché poi magari siamo condizionati di come ci vestiremo, ma per quanto riguarda quindi per esempio queste bottiglie, che sono bottiglie energeticamente pure, come vedete hanno una parte acquosa, una parte oleosa sopra, e sono bottiglie terapeutiche, hanno delle frequenze e dei messaggi, perché una volta che si utilizzano acquisiscono delle forme, e mescolandosi i colori, come per esempio prima abbiamo parlato del rosso e del blu, quando uniamo il rosso e il blu otteniamo il viola. Quindi veramente entriamo in connessione con questi colori, andiamo a nutrire la nostra anima, la nostra aura. Sappiamo che noi abbiamo un'aura di 70-80 centimetri in base alla nostra evoluzione personale. Ci sono le persone, le anime molto evolute, che hanno delle aure anche di 20 metri, per cui si percepiscono anche a distanza, per cui è importante anche nutrire l'aura. Non possiamo solo cibarci, ma sappiamo tra l'altro che le nostre emozioni, perdiamo energia solo con un litigio o con delle rabbie, per cui sappiamo che dobbiamo integrare anche la nostra aura. Oltre che integrarla di notte quando dormiamo, possiamo integrarle con queste bottiglie del sistema di Aura Soma, che è un sistema che è conosciuto in tutto il mondo, che utilizzo io personalmente nelle letture, quando arrivano le persone che desiderano fare un trattamento, le faccio scegliere le bottiglie, sono 100, anzi ve le condivido, che c'è anche questa possibilità stasera. Assolutamente sì. E vi faccio vedere questo spettacolo. Le vedete? No? No. Metti in condivisione che... Allora, condividi. Eccole, condividiamo. Ecco, le vedete? Ecco, questi sono più di 100 per bottiglie. E le faccio scegliere, vengono create anche tuttora, periodicamente, una bottiglia all'anno da Mike Boozer, che è la persona che ha proseguito il lavoro di WikiWall, che adesso è già trapassata già da qualche anno, e continua comunque il suo compagno Mike Boozer a creare queste bottiglie. Le ricette vengono da altre dimensioni, per cui lui entra in relazione con dimensioni più alte, più sottili, e crea queste bottiglie. E sono bottiglie stupende, chi le ha viste, chi le ha utilizzate, perché si possono appunto utilizzare sul corpo per andare a nutrire l'aura. Vanno spalmati in determinati punti del corpo in base a dove c'è bisogno, tipo, non so, la rossa si applica intorno alle gambe per dare stabilità e energia, la blu intorno al collo, la viola al terzo occhio intorno alla capigliatura,
eccetera. Per cui, ecco, questa invece è una bottiglia piccolina che si può anche portare, quindi costantemente acquisisco questa energia dalla bottiglia, e è un altro aspetto, però ecco, questo è già più un discorso di abbellimento, ok, di energia costante da portare addosso, ma le bottiglie appunto di Aura Soma, queste sono proprio bottiglie terapeutiche e sono energeticamente pure, vanno toccate solo dal tappo con la mano sinistra, a meno che uno non decide di utilizzarla, e a quel punto poi la può usare con entrambe le mani e entrare in connessione con i colori, con queste frequenze. All'interno ci sono frequenze dei fiori, di acqua e di luce, di piante, di cristalli. Sono ricette segrete che vengono prodotte in un laboratorio alchemico in Inghilterra, dove ho studiato, per cui ho avuto il consenso di entrare, ed è stato veramente una bellissima esperienza. Giusto per darvi un po' un'idea di quello che sono le bottiglie, che sono i colori, ma come ci vestiamo e come tutti i giorni decidiamo di scegliere di quale colore, con quale indumento colorato vestirci e assimilare energia durante la giornata, ma anche quando decidiamo di mangiare un cibo di un colore determinato, magari abbiamo dei periodi, mi è capitato di voler mangiare solo mirtilli, lamponi, fragole, proprio per acquisire più energia materiale, fisica, oppure altri colori che alla fine ci danno un'indicazione dell'energia di cui abbiamo bisogno. Quindi siamo attratti anche dal cibo in funzione del colore, non è solo una questione di palato, di gola, di lingua, di sapore, ma è anche un bisogno, sì, una diciamo combinazione energetica tra noi in quel momento di fronte al cibo e di fronte ai colori del cibo. Esattamente. Perché magari partiamo anche con l'idea, oggi a pranzo voglio mangiare questo e quello, poi appena lo vediamo impiattato potrebbe esserci che una cosa ci può andare più dell'altra. Esattamente, esatto, se riusciamo ad osservarci e non farci prendere dal ritmo frenetico del lavoro, della vita, la nostra anima ci dà tante indicazioni, proprio a partire da quando ci alziamo la mattina e decidiamo cosa indossare oppure cosa mangiare, come nutrirci. Infatti il problema grosso di oggi è la frenesia, la velocità della vita, ci porta ad osservare queste piccole, tra virgolette, sfumature del vivere che invece sarebbero molto importanti, perché l'anima che comunica continuamente attraverso di noi ci dà il là per riuscire a farci passare un messaggio, ma la nostra velocità non ci permette di decodificare. Esatto, quindi non l'ascoltiamo, invece abbiamo veramente tante indicazioni proprio per stare meglio, per vivere la quotidianità, il presente nel modo migliore per noi. Assolutamente. Pensare che abbiamo tanti messaggi e non sappiamo coglierli, li cogliamo troppo in superficie. Abbiamo perso il contatto con la natura, con l'ambiente, ma che sia la nostra casa, anche la nostra casa ci rappresenta, dal colore delle tende al colore del divano al copriletto. Io mi sono resa conto, certo, che avevo un copriletto che rappresentava esattamente i miei colori dello scopo nella vita. Mi piaceva, quando mi sono sposata mi piaceva, era un colore un po' particolare, ma di fatto corrispondeva a questo mio blu notte che ho dentro e che mi piace perché rappresenta la visione, la percezione, la sensibilità, quindi il vedere oltre. E questo l'ho scoperto poi negli anni con gli studi dei colori. Quindi possiamo cambiare anche, Silvia, in base alla tua esperienza,
la percezione dei colori in funzione di come è lo stato della nostra aura? Sì, assolutamente. La nostra aura cambia costantemente in base alle emozioni e sentimenti che noi proviamo. Possiamo alzarci con un'aura rossa arrabbiata e poi rilassarci e andare a sera, tutto si calma, tutto si equilibra e abbiamo sicuramente altri colori. Là. Magari si spera che il rosso sia svanito, visto che rappresenta normalmente una rabbia, una tensione, ma sappiamo anche che i colori hanno delle qualità in armonia e in disarmonia, perché noi viviamo in una dualità, quindi il rosso può anche essere forza, coraggio, non solo rabbia o paura o tensione, no? Quindi è importante comprendere questa parte, anche quando si fanno le letture dei colori di Aura Soma delle bottiglie, io faccio scegliere 4 bottiglie. La prima rappresenta ciò che noi siamo in questo momento, la nostra attitudine del momento, la seconda bottiglia scelta rappresenta l'ostacolo che dobbiamo superare, la terza rappresenta il presente, il momento che stiamo vivendo. La quarta invece è la predisposizione per il futuro. Il futuro non lo conosce nessuno, però se non interveniamo sicuramente il futuro, quel momento, quella situazione, quelle frequenze seguiranno i colori della quarta bottiglia. Per cui noi nel momento in cui prendiamo atto siamo in grado anche di cambiare il nostro futuro. Siamo noi che creiamo il futuro, no? E possiamo sceglierlo. E, è chiaro, qua sarebbe un discorso lungo da fare, perché possiamo parlare di destino, magari ci regoleremo per un'altra serata e parlare di destino, parlare di quanto noi siamo in grado di creare la nostra realtà. Qui sono domande importanti che possiamo definire magari in altra occasione. Comunque, per darvi un'idea di quanti messaggi possiamo ottenere dalla scelta di 4 bottiglie. Possiamo vedere effettivamente come stiamo, perché noi quando ci mettiamo davanti alle nostre bottiglie ci riflettiamo in uno specchio colorato e le persone le scelgono in sequenza, in base alla sequenza abbiamo delle indicazioni. Anche per queste bottiglie, tra l'altro, hanno un nome, hanno un numero, hanno tante sfaccettature, che è un mondo magico colorato veramente. Quindi se di fronte a noi 4 colori o comunque più colori, perché abbiamo visto che quelle bottiglie hanno comunque 2 colorazioni all'interno, no? Sì, allora e anche lì le combinazioni non sono casuali, no? Sì, sono. Allora abbiamo questa parte acquosa e una parte oleosa. Parte oleosa sta sopra, infatti abbiamo visto che si possono mescolare. Ecco, tra l'altro vi parlo anche di questa 24, che prima che ci dimentichiamo, che la 24 l'abbiamo per 2 messaggere, Anna e Leni Otmetzeter, che è una signora che mi ha contattato e mi ha chiesto di partecipare. Quindi questa, tra l'altro, è un viola e un turchese. Loro in questo momento hanno, diciamo, sono, le consiglio di ascoltare i messaggi che arrivano, messaggi sottili, sono nuovi messaggi che consiglio di osservare, perché avranno in questi prossimi tempi delle grandi opportunità di definire importanti, come posso dire, indicazioni, di avere diverse indicazioni. Per cui vestitevi magari anche di viola e di turchese. Il turchese è un colore del quarto chakra e mezzo, è questa parte delle spalle, quindi
vestirvi di turchese per accogliere messaggi della nuova era, messaggi di questa grande trasmutazione che stiamo vivendo su tutti i livelli, e poter andarli a cogliere in altre dimensioni e portarli agli altri. Questo per Anna, di Anna del 42, e anche Leni del 41. Sono delle grandi messaggere, quindi ascoltiamole, chissà, magari alla prossima occasione ci porteranno dei messaggi. Abbiamo una domanda, Silvia, di Enrica, che ti chiede: Enrica ti chiede, Laura, è possibile vederla o la si percepisce? Entrambi, c'è chi ha una seconda vista e quindi la può proprio vedere con una sensibilità che è la mente interiore, oppure la si può percepire. Ci sono diverse tecniche per allenare la visione dell'aura. Dipende anche dalle nostre qualità, dai nostri talenti. Magari per una persona, i bimbi tra l'altro fino ai 7 anni, che non sono totalmente incarnati, la loro anima non è totalmente incarnata del corpo, loro è più facile vederla per loro, poi la perdono pian pianino, oppure c'è chi la mantiene anche da adulto, solitamente si perde. Quindi assolutamente si può allenare, si può imparare a vedere anche o a percepire. Un'altra domanda. Il fattore di porsi di fronte a dei colori, in questo caso tu prima parlavi di 4 scelte per quanto riguarda i colori di Aura Soma, che determinano vari stati, condizioni temporali e fisiche nostre in quel momento in cui facciamo la scelta. Quindi sì, ovviamente un altro giorno, un'altra condizione, un altro stato emotivo cambierà quella scelta. Esatto, sì. Spesso vedo che i colori proseguono, oppure rimane sempre la stessa bottiglia, lo stesso ostacolo, ma è chiaro che nel momento in cui uno diventa consapevole del proprio problema, del proprio blocco, già si sblocca, e quindi c'è la magia di riuscire a superare l'ostacolo anche in modo semplice, ma che è poi la nostra consapevolezza, il lavoro su di noi che facciamo. Nel momento in cui prendiamo atto di una determinata condizione, la sciogliamo e guariamo, ci autoguariamo. Però un colore master rimane come definizione del nostro essere, nella nostra individualità. In che senso colore master? Cioè un colore che ci definisce più o meno tutta la vita, poi può trasformarsi e modificarsi. Sì, intendi quello che è il colore che rappresenta lo scopo della nostra vita. Sì. Esatto. Diciamo che è il riferimento che ci viene dato attraverso la data di nascita, unendo i numeri della data di nascita, noi troviamo i colori. Sì, assolutamente sì, troviamo i colori del nostro scopo della vita, o anche per l'anno, per il nostro anno, dalla data del nostro compleanno, tipo oggi ne abbiamo 31, se compiamo gli anni oggi, noi faremo il totale della nostra data di nascita, quindi oggi ne abbiamo 7 più 6 fa 13, quindi il 13 corrisponde al verde, se non ricordo male, al verde e al trasparente. Aspettate che... Ah, eccolo qua. Mi controllo solo perché sono colori che non si usano, ma credo di sì. Sì, esatto. Tra l'altro, se vogliamo definire un attimo la frequenza di oggi, quindi 31/3/2022, abbiamo 7 più 6, abbiamo detto 13, no? Quindi il 13 corrisponde al colore verde e al trasparente, che contiene tutti i colori. Quindi noi oggi abbiamo una grande opportunità
attraverso la relazione del cuore, quindi relazionandoci con il cuore, di esprimere tutti i colori dell'arcobaleno, il trasparente. Quindi se riusciamo oggi a rimanere nella verità o cercare di cercare la verità relazionandoci, che siamo qui, stiamo facendo questo poi fondamentalmente stasera, per cui attraverso il nostro cuore, l'espansione del cuore, noi siamo qui proprio per condividere, per relazionarci, e siamo in grado di, tra l'altro, se andiamo in profondità, il verde è, corrisponde da, è composto dal giallo e dal blu, no? Sì. Quindi, unendo il giallo e il blu, otteniamo il verde. Se andiamo a vedere il, giallo a cosa corrisponde, e anche il blu, quindi il giallo corrisponde alla conoscenza, ma anche alle paure. Il blu corrisponde alla comunicazione, quindi stiamo comunicando attraverso la conoscenza, le nostre conoscenze con il cuore verde. Quindi questo è il messaggio di oggi, direi che siamo in perfetta sintonia, ma a 360 gradi con tutti i colori dell'arcobaleno, del trasparente, no? Infatti sì, ti volevo... No, volevo dirti, quindi hai parlato di arcobaleno, ma il meglio dell'arcobaleno a questo punto può rappresentare la gamma dei colori, no? Che di fronte alle quale, attraverso il senso della vista, noi possiamo equilibrare istantaneamente tutto il nostro apparato energetico. Esatto, infatti. È come dire, avere concentrate tutte le centinaia di bottiglie di Aurasoma in un'unica visione, in un unico blocco, ma percependola proprio nella fascia più elevata di noi. Perché ma non solo, quell'insieme dei colori che noi vediamo rappresentata dalla luce, quindi il sole, infatti noi quando ci esponiamo il sole ci nutriamo di energia, ma non solo, il nostro spettro visivo non riesce a vedere tutti i colori presenti nella luce. No. E stanno arrivando dei colori nuovi sulla Terra, già da alcuni anni sta arrivando un verde oro, sono 4 i colori maggiormente percepiti, io vi spiego un po' sommariamente, perché non tutti siamo in grado di vederli o di percepirli. Quindi un verde oro, può assomigliare a un verde oro, poi c'è un lilla che sta arrivando, un color pesca. Adesso io ve li definisco per darvi un'idea attraverso le parole, la mente. E il quarto è un argento platino, un iridescente, un colore iridescente. Questi sono i colori nuovi che stanno arrivando sulle terre, che sono frequenze nuove, ma per cui questa polvere stellare di energia ci sta dando anche degli squilibri, insomma, in questo tempo, per cui siamo in pieno cambiamento della nuova era da questo punto di vista, e quando non conosciamo facciamo fatica anche a sintonizzarci su queste frequenze, su questa radio nuova che ci stiamo, che sta trasmettendo. Esatto. Quindi Silvia, è come dire che questi colori hanno lo stesso effetto sia di adesso dico armonizzare e disarmonizzare, lo fanno in egual misura. Sì, dipende anche adesso da noi. Fammi la domanda un po' più precisa, perché non so se l'ho interpretata bene. I colori, questi colori, no? Questi colori di Aurasoma, dici? Di Aurasoma. Sì. E si modificano continuamente in noi. No, vanno a nutrire noi. Esatto. Vanno a nutrire, ed è se noi li scegliamo perché ne abbiamo bisogno, quindi possono solo armonizzare. Esatto. Però durante il giorno, ad esempio, possiamo assumerne diversi
oppure abbiamo una limitazione? In base al sentire di ognuno di noi, comunque normalmente si usa una bottiglia, massimo due al giorno, una la mattina, una la sera, okay. Però in media una al giorno, che si usa mattina e sera, si spalma sul corpo per andare a nutrire, però per esempio se scendiamo una bottiglia rossa, andarla a dare prima di sera non dormiamo, quindi magari la si dà fino alle 5 del pomeriggio, ecco, non proprio prima di coricarsi. Certo, perché ha un effetto. Normalmente può succedere anche che se ne usano due. Di più no. Ma solo in questo caso, sì. Solo in questo caso. Anche perché è un percorso. Perché noi quando usiamo le bottiglie e le applichiamo, ci sentiamo integrati. È un'esperienza, chiaramente ognuno ha una dinamica individuale. E quindi avrà un'esperienza personale ed è anche difficile definirla. Comunque il concetto di base è un riequilibrio, un'armonizzazione sicuramente, un'integrazione. Che poi i colori è la nostra essenza, cioè esatto. Quando alla fine è il nutrimento, no? Esatto. Sì, assolutamente. È come mangiare. Esatto. Dunque, più ci evolviamo, meno abbiamo bisogno di alimentarci fisicamente. Esatto. E come ci si sente quando una persona ha bisogno di avere un riequilibrio, un contatto con i colori? Così una riequilibratura, cioè proprio una serenità, un riequilibrio, la persona si sente meglio, si sente più integrata, più armonizzata, più in equilibrio. Tra l'altro le bottiglie si chiamano equilibrio. No, però vedi? Che cosa ti dice che non ti che ne hai bisogno? C'è qualche richiamo particolare? Non ho capito, scusa. Fisicamente, quando una persona ha bisogno di nutrirsi con i colori, sì. Come fa? Riusciamo a capirlo? Sì, anche solo vestendosi sempre di un determinato colore o mangiando sempre di un determinato cibo. O comunque sì, nel momento in cui facciamo una lettura si vede proprio scegliendo in base alla bottiglia che sceglie il colore che le serve di più fondamentalmente. Meraviglioso, una cosa magica. Sì, veramente un mondo molto completo, anche perché in questo sistema ci sono gli angeli, gli arcangeli, c'è la cabala, la fisica quantistica, la numerologia, c'è un universo completo veramente. Io è stata una delle discipline che ho approfondito in modo particolare perché è completa. Fantastica. Abbiamo Silvia in linea sui commenti, anche Alessia Logan, una nostra carissima amica cristalloterapeuta, che è stata in diretta anche lei qui, e salutiamo. Ciao Alessia, una profonda conoscitrice dei cristalli e delle pietre. Mm-hmm. E ci saluta e ci fa i complimenti per l'argomento bellissimo e voleva chiedere: è possibile che il colore da cui siamo attratti, il nostro preferito, mette tra parentesi, trovi poi una corrispondenza con il nostro percorso? Assolutamente sì, e se siamo attratti in modo prevalente rappresenta lo scopo della vita e poi coincide anche spesso con i calcoli della data di nascita ed è una conferma fondamentalmente che siamo sulla strada giusta. Ci nutriamo di quel colore, magari nel caso di, mi viene da pensare che i suoi colori potranno essere turchese, viola, Anna si chiama, hai detto? Alessia. E quindi se mi lascia la sua data di nascita, vediamo se ha questi due colori, perché chi lavora con i cristalli sicuramente potrebbe essere
che le piace il turchese, il viola, il blu notte. Ha risposto? Vediamo se, se Alessia ci dà la data di nascita. E comunque, nel frattempo che attendiamo, se vuole essere curiosa di sapere quali sono i colori che tu assegnerai alla sua data, nel frattempo ricordiamo anche a chi si è connesso da non molto che questo percorso che stiamo facendo con Silvia, Lidia ed io, lo stiamo facendo questa sera per creare le basi su cui nascerà l'evento tra 7 giorni, decine di giorni, domenica 10 aprile, qui nel nostro centro a Onferno, dove riconosceremo e ritorneremo nel mondo dei colori attraverso Silvia, attraverso la conoscenza dei colori dell'anima, attraverso l'interpretazione del nostro modo di vivere. Sì, toccheremo con mano, toccheremo questo con mondo mano magico. Come dice Silvia, giocheremo con i colori, giocheremo con le vibrazioni dell'anima fino ad andare a toccare il nostro sé più profondo. In questo momento così veramente di necessità, di bisogno, di apertura, di pulizia, di epurazione da tutto quello che sono state le scorie che abbiamo accumulato pesantemente fino adesso, e ce n'è una necessità impellente di farlo. E ma quindi, non solo, giocheremo l'8 di maggio, continueremo il programma. Esatto, e indosseremo, avremo anche il gusto di indossare la creazione che sarà condotta da Lidia, e adesso ti vi presento io voi. Quindi l'8 di maggio, sempre dalle 10 alle 15, impareremo a creare una gonna per le donne e invece degli accessori per gli uomini. Quindi uniremo poi nel terzo incontro l'unione tra il maschile e il femminile, quindi la materialità, e ci divertiremo, insomma giocheremo, e dobbiamo assolutamente portare in connessione la nostra creatività, perché dobbiamo anche toccare la materia per poter ascendere, come dicevamo proprio all'inizio, no? Quindi radicarci toccando, creando per ascendere. E poi manca anche, non so, l'interazione, no? Stare insieme. Esatto. Sì. Una cosa spensierata. Abbiamo la data di Alessia? Sì. Oh, sì. Brava. Guarda il caso, Lidia, è la data del tuo compleanno. Davvero? Sì. 4 giugno. Ma davvero? Ma Alessia, guarda un po' che roba. 4 giugno 1991. 91. Lo stesso giorno tuo. 30. Allora, lei nell'arco della vita dovrà passare attraverso la materia e attraverso il rosso e attraverso il blu. Quindi attraverso la comunicazione per poter creare e unire il maschile e il femminile e ascendere nel viola, infatti questo sarà è il suo colore, quindi usare il rosso, i cristalli che sono la terra, per poter ascendere a un mondo più spirituale, il viola. Benissimo, beh. Quindi cosa dirti? Cosa dire? Spero di vederti, se non ti vedo buon compleanno. Quando Beh, dai, spero, ci sentiremo. Ci sentiremo, certo. Bene, approfittiamo. Beh, l'aspettiamo sicuramente per conoscerci il 10 aprile, unire le nostre... Magari, se fosse dei nostri saremmo felicissimi, e comunque cogliamo l'occasione, visto che siamo in chiusura di serata, di questa premessa per il 10 aprile e per quello che è il percorso, giustamente come ha sottolineato Silvia, di questi 3 appuntamenti legati ai colori, all'anima, al femminile e al maschile, l'incontro sacro tra le nostre 2 forze primarie. Quindi vi invitiamo tutti a partecipare. Maggio. Sì, 10 aprile, 8 maggio e 29 maggio sono i 3 appuntamenti. Questa, diciamo,
sequenza, sequenza, sì, di contatti con noi stessi che porteremo a compimento attraverso la creazione e la costruzione di oggetti che non sono solo oggetti materiali, ma bensì sono espressione di quello che siamo noi dentro. È un contatto. E cercheremo di leggerli in funzione, no, di questo nostro bisogno, necessità, no, di esprimerci, di entrare in contatto profondo con la nostra anima. Non so se sì. Assolutamente. Silvia... Come? No, ho detto, non so se Silvia hai qualcosa da aggiungere a questi eventi. Sono entusiasta di poter giocare con voi. Senza spoilerare più di tanto, noi, perché lasciamo la sorpresa. Anche noi. Comunque è un invito a giocare, a stare insieme e a co-creare, perché questa è la base. Assolutamente. Grazie infinite. Grazie a tutti, grazie Silvia. Grazie a voi dell'invito, perché è sempre un piacere giocare insieme a voi. Grazie, anche per noi è sempre bellissimo giocare con te, con la tua allegria, con i tuoi colori. Appunto. Grazie. Tu ami tanto e attraverso i quali ti esprimi sempre con molta gioia. Sì, assolutamente, dobbiamo vivere nella gioia per entrare, per aumentare il nostro, la nostra frequenza, il nostro per vibrare alti più che mai adesso, quindi fare un passettino alla volta e imparare dall'esperienza, assolutamente. Esatto. Bene, quindi ti auguriamo Silvia una buona notte, buona serata, buonanotte comunque. Buonanotte a voi e a tutti coloro che hanno assistito a questa serata, a questa trasmissione. Assolutamente, ringraziamo tutti i nostri amici e le nostre amiche che ci hanno seguito, quelli nuovi, quelli conosciuti, sperando di avervi trasmesso la gioia dei colori e sperando di portarvi sempre di più nel percorso della leggerezza. Questi sono gli intenti di Lidia, di Silvia, miei, nel camminare lungo le vie della spiritualità, lungo questo meraviglioso ventaglio di esperienze che ognuno di noi fa, porta e trasmette ogni giorno con amore. Grazie a tutti e buonanotte. Alla prossima. Buonanotte, ciao. E un abbraccio ciao, grande, Silvia. Grande, grande. Grazie, ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti carissimi amici, grazie davvero di essere stati qui con noi, ringraziamo Silvia per sempre la sua disponibilità, gentilezza e gioia di condividere e di condividersi. E ovviamente grazie a voi, alla vostra presenza, perché senza di voi tutto questo non esisterebbe. Esatto, non ci sarebbe nulla, quindi veramente grazie, grazie a Silvia e auguriamo una buona notte. E un buon riposo e buonanotte. Ciao. Ciao.